Buonasera dalla redazione del telegiornale di Telegranda. La cronaca in apertura con l'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, 30 agosto, in Corso Asti ad Alba. Un'auto si è scontrata contro un camion per cause in via di accertamento. L'allarme è scattato immediatamente. Sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco insieme alla Polizia Municipale di Alba per verificare sia la dinamica ma soprattutto per verificare le condizioni delle persone coinvolte. C'era anche il 118, il conducente dell'auto ha riportato lesioni che hanno reso necessario il ricovero in ospedale. Per quanto riguarda la dinamica, come detto, resta in corso di accertamento. E sempre per la cronaca, arresto a Torino di due pregiudicati per rapina a mano armata. Avevano assalito anche la banca di credito cooperativo di Benevagenna con sede a Rivoli. Pistole in pugno e auto rubate, questi gli strumenti utilizzati da due rapinatori, un torinese di 44 anni e un marocchino di 34, ai danni di alcune banche di Torino e della cintura. Tantissimi colpi effettuati, in particolare due tentativi di rapina a mano armata e una rapina aggravata dall'uso di armi. A fine aprile, ad esempio, alla filiale di Rivoli della Banca di Credito Cooperativo di Benevagenna avevano portato via oltre 100.000 euro. Poco prima avevano assaltato la Banca Popolare di Milano di Corso Regina a Torino e la Banca Sella di Corso Francia, sempre nel capoluogo regionale. Il duo è stato arrestato dalla sezione antirapina della squadra mobile di Torino. Non solo pistole d'auto rubate però, i due spregiudicati rapinatori agivano solitamente a volto coperto usando delle maschere in lattice. Entrambi erano pregiudicati. In passato l'italiano aveva tentato la rapina dell'Istituto Crédit Agricole di Corso Francia ed era stato arrestato. Il marocchino aveva compiuto il medesimo reato qualche giorno dopo. Ora entrambi si trovano in carcere. E sempre per la cronaca, siamo a Bra, ancora un incidente stradale. Un uomo in stato di ebbrezza l'altro giorno ha investito in prossimità dell'attraversamento pedonale di Piazza Giolitti una donna e la figlia di 8 anni. Entrambe sono rimaste ferite, sono state soccorse e medicate dall'ospedale Santo Spirito di Bra, guariranno in pochi giorni, mentre il conducente del mezzo a cui è stata ritirata la patente è stato deferito in stato di libertà alla procura di Asti per i reati di lesioni personali colpose, guida in stato di ebbrezza e per avere provocato un incidente stradale mentre si trovava sotto l'effetto dell'alcol. Sottoposto all'etilometro aveva infatti un tasso di alcol nel sangue decisamente superiore a quello dei limiti consentiti dalla legge. Ed ora torniamo a parlare della situazione viaria in Valle Roia. Ne abbiamo parlato direttamente con chi la deve utilizzare per ragioni di lavoro. Viabilità della Varroia, Tenda Bis, sono le problematiche che tengono banco nella nostra provincia Granda, toccano non soltanto i turisti ma anche gli autotrasportatori e soprattutto sugli autotrasportatori la questione si fa annosa. I sindaci della Varroia continuano imperterriti nel loro percorso di vietare il transito agli autotrasporti che siano superiori alle 19 tonnellate. Chiaramente sul piede di guerra le associazioni di categoria che difendono le aziende del nostro territorio e in questi giorni proprio ci sono incontri, confronti e iniziative per scongiurare questa decisione. Ci si è anche incontrati con l'assessore regionale Balocco per fare il punto della situazione. Noi vogliamo sapere da Aldo Caranta, che è presidente di Confartigianato Autotrasporti, com'è andata e che cosa pensate di fare? Ma noi ci siamo incontrati con l'assessore per mettere a punto un protocollo, un documento da presentare, da richiedere un incontro ai francesi, da presentare a loro questo nostro documento per chiedere che ci sia data la deroga alla provincia di Cuneo, provincia di Imperia e sud della Francia, questi tre territori, di poter percorrere il Tenda ancora con il camion superiore a 19 tonnellate, perché per noi questo passaggio è strategico, quindi noi chiederemo questo incontro, speriamo che i francesi siano disponibili a discutere
e a dare qualche possibilità di passaggio. Sarà difficile, specialmente per certe aziende, vendere ancora i prodotti in Francia, perché se i costi del trasporto sono alti non saranno più competitivi, quindi magari le aziende cunesi non riusciranno più a vendere i suoi prodotti in Francia, perché adesso tutti gli artigiani che lavorano in Francia comprano i prodotti cunesi, cemento, ferro e altre cose. Se non saranno più competitivi, che non si potrà più fare il tender, certamente forse li compreranno là, perché non avranno più il vantaggio che hanno forse adesso. C'è il sentore che ci sia ancora un margine per discutere, per vedere di far tornare indietro sulla decisione? Ma noi ci speriamo, perché domani abbiamo anche un incontro con il presidente della provincia, il sindaco di Cuno Borgna, che si è impegnato a incontrarci, a chiedere un incontro con diciamo il prefetto francese e tutte le province francesi. Quindi noi speriamo che ci sia ancora margine trattativo, anche se ci hanno detto che il documento, diciamo l'ordinanza, è già stata messa giù e è solo più valutata da degli avvocati per vedere se non è impugnabile. Quindi sono quasi lì, quindi dobbiamo darci da fare. Domani abbiamo un incontro proprio con il presidente della provincia, e anche l'assessore Balocco ci ha detto che ha già chiesto anche un incontro al GIG, diciamo, per vedere questa questione. Speriamo che si risolva. Sempre a proposito di viabilità, confermate le misure di sicurezza sulla statale 28 in prossimità dell'abitato di Vicoforte per la prossima fiera del santuario. La statale verrà chiusa nei giorni della kermesse dalle 14 di giovedì 7 settembre alle 24 di domenica 10. Già un paio di settimane fa si era parlato della necessità di adottare nuove misure di sicurezza in occasione della fiera del santuario, uno degli eventi più ricercati sul territorio cunese in questo periodo. Sono moltissimi infatti i visitatori che arrivano non solo da tutto il Piemonte ma anche da fuori. Sono stati posti anche dei blocchi di cemento armato in prossimità del piazzale del santuario. E sempre per la viabilità tangenziale di Fossano, l'ANAS ha richiesto ancora dei controlli ai suoi esperti, ai suoi tecnici, per verificarne la staticità. Resta chiusa al traffico la tangenziale di Fossano, dove lo scorso marzo crollò un pezzo del viadotto. Il 18 aprile la rampa di uscita della tangenziale in direzione Marene è crollata. Sfiorata la tragedia perché sotto c'era una pattuglia dei carabinieri, ancora oggi una causa ufficiale non è stata comunicata. Già dal giorno successivo l'ANAS aveva avviato i controlli di stabilità sul lotto del cavalcavia e anche sull'altro costruito 10 anni dopo. Gli esiti dei controlli non convincono. Non ne verranno effettuati degli altri aggiorni, almeno stando alle dichiarazioni fornite dall'ANAS all'amministrazione comunale. Ogni settimana chiamiamo l'ente strade per fare il punto della situazione, dicono dal comune. Prima spiegavano che erano ancora in corso l'analisi dei dati raccolti, ora è emerso che ancora qualche dettaglio da definire, pochi punti rispetto agli oltre 400 che sono stati analizzati nei mesi. Un lavoro certosino condotto per la tangenziale di Fossano su 7 chilometri di strada. I tecnici si muoveranno direttamente sulle carreggiate della tangenziale, che continua a rimanere vietata al traffico dei veicoli fino a quando questi conteggi non saranno conclusi. Una volta terminati si potrà stabilire se e quando riaprire. Al momento però è verosimile ipotizzare che fino a metà settembre la strada continuerà ad essere vietata al transito. Ed ora parliamo di ambiente. Eni Sindial è disponibile a sottoporre l'area dell'ex ACNA di Cengio in Valle Bormida alla valutazione di impatto ambientale. Una notizia che sembra vecchia: quando l'azienda chimica di Cengio era stata appena chiusa e la bonifica doveva ancora iniziare, invece è stata diramata proprio in questi giorni, alla metà di agosto. Arriva ad una fonte particolarmente autorevole. Si tratta del ministro all'ambiente Gianluca Galletti, che in un comunicato pubblicato sul sito del Dicastero ha annunciato la disponibilità della società Sindial a presentare l'istanza volontaria di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto complessivo di messa in sicurezza dell'area del sito di interesse nazionale ex ACNA di Cengio. Il procedimento di VIA riguarderà sia la parte già realizzata del progetto di messa in sicurezza sia quella in corso
percorso di completamento. Secondo il Ministro si tratta di una possibilità molto importante che può aprire una nuova fase per un'area complessa sotto il profilo delle bonifiche e nota per la sua difficile storia ambientale. Parliamo anche di rifiuti ed in particolare il servizio gestione rifiuti della provincia ha convocato un tavolo tecnico per discutere delle problematiche legate alla raccolta differenziata dei rifiuti plastici da maggio. Infatti non è stato garantito il costante ritiro delle plastiche raccolte. Le problematiche legate alla raccolta differenziata dei rifiuti plastici sono state al centro dell'incontro che si è svolto nei giorni scorsi in provincia su iniziativa del Servizio Gestione Rifiuti dell'ente. Da maggio, infatti, la filiera del riciclo e del recupero della plastica, che fa capo al Consorzio di Recupero degli Imballaggi in Plastica, Corepla, non ha garantito il costante ritiro delle plastiche raccolte, causando serie difficoltà ai consorzi che si occupano delle raccolte differenziate. Di qui la convocazione di un tavolo tecnico in provincia, ente che ha competenza in materia di tutela ambientale. I consorzi hanno illustrato le criticità e il tecnico del lato ha evidenziato la grande preoccupazione dei sindaci con il rischio di dover sospendere le raccolte oppure inviare rifiuti già differenziati in discarica. Per il Corepla le cause del problema consistono nell'aumento dei quantitativi di plastiche raccolte contenenti polimeri per i quali la ricerca ed il mercato non hanno ancora individuato la possibilità di un effettivo recupero di materia, con la difficoltà al centro di selezione e smistamento di riferimento per il Piemonte nel gestire i flussi e la limitata disponibilità degli impianti di incenerimento e di coincenerimento a ricevere la plastica destinata al recupero energetico. Secondo i dati in possesso del Corepla, le criticità si stanno risolvendo e entro qualche mese la gestione dei flussi dovrebbe ritornare nella normalità. Continueremo a monitorare la situazione, spiegano dagli uffici della provincia. È già prevista una riunione ad ottobre per valutare la situazione. E sempre a proposito di rifiuti, è stato informato il Consorzio Ecologico Cuneese del fatto che in molte strade della periferia del capoluogo della Granda vengono gettati abusivamente dei rifiuti. Si è parlato in alcune denunce anche di discariche a cielo aperto. La Polizia Municipale effettuerà i controlli nei punti ritenuti più critici, anche nell'Est-Ovest e nella Bovesana. Intanto è stato fatto un bilancio di quelle che sono le multe emesse per il conferimento dei rifiuti, sono raddoppiate nel periodo che va da gennaio ad agosto, sono 101 contro le 54 dello stesso periodo dello scorso anno. Ed ora ci spostiamo a Genola, dove sono terminati in questi giorni i lavori di ristrutturazione della scuola primaria Lidia Rolfi, che dopo un anno di cantiere è stata completamente rimessa a nuovo. Insieme all'edificio ora totalmente antisismico sono state riqualificate anche la mensa e la palestra del polo scolastico genolese per un progetto complessivo da 1.200.000 euro. Restano ancora i battiscopa da fissare, qualche porta da installare, una sistemata al giardino e gli ultimi ritocchi alle aule. Dopodiché, quando dal prossimo 11 settembre suonerà la campanella, i 180 bambini di Genola che lo scorso anno sono stati provvisoriamente ospitati nei locali del castello troveranno una scuola primaria completamente rimessa a nuovo. Possono infatti dirsi conclusi i lavori di ristrutturazione completa della Lidia Rolfi in via San Ciriaco, iniziati nel settembre dello scorso anno. Lavori che, tra le altre cose, renderanno l'edificio più efficiente dal punto di vista energetico e completamente antisismico. Insieme alla primaria, in questi mesi sono state rimesse a nuovo anche la palestra e la mensa delle scuole medie, a servizio di tutto il polo scolastico genolese, un progetto complessivo da 1.200.000 euro. La scuola aveva tante carenze, è una scuola in prima battuta nata nel 62, poi ampliata nell'84. L'ala nuova dell'84 rispettava già le normative, che comunque sono del 78 circa i dimensionamenti, mentre la parte del 62 aveva proprio delle carenze di tipo distributivo, le aule erano piccole, era da ripensare e siamo partiti dalle idee. Contrariamente a come, cioè giustamente come bisognerebbe fare secondo me in pubblica amministrazione, da idee e da programmi, e poi ci siamo dati da fare per trovare i soldi. L'idea era molto ambiziosa perché si trattava e poi così è stato di riproporzionare tutte le metrature interne, quindi demolire muri portanti di una struttura vecchia, di adeguarla sismicamente, di adeguarla dal punto di vista dell'efficienza energetica. Abbiamo rifatto tutti i serramenti contro i privetri, abbiamo fatto cappotto tutto
16 cm tutto intorno al fabbricato, rifatto gli impianti elettrico, idraulico, rifatto i controsoffitti acustici, fatto l'antisfondellamento per la sicurezza contro il distaccamento degli intonaci, fatto l'ascensore, abbattimento barriere architettoniche, allargato le aule, ridato le tinte, ripreso nuovo, riconcepito tutto il suo insieme. E nell'anno appena passato i bambini di Genova sono andati a scuola nel castello? Sì, nella fortuna, la mia sfortuna è che i soldi li abbiamo trovati al primo anno. Questo vuol dire che è stato un anno molto intenso, abbiamo partecipato a tutti i bandi possibili e immaginabili, ne abbiamo vinti tre nel giro di pochi mesi. Morale della favola, mi sono ritrovato ad avere il budget per rimettere a nuovo la scuola, rifare la palestra della scuola media che è qui adiacente a servizio di tutto il polo scolastico, fare la mensa nuova, questo grazie ai fondi statali, ai fondi della Fondazione CRC, al credito sportivo, il CONI, e abbiamo trovato tutte le risorse, ancora più di quelle che immaginavamo già il primo anno. Questo qui ha comportato, cioè mi ha praticamente spianato e dettato il mandato, nel senso che nei 5 anni trovati i soldi, dall'idea ai soldi, alla realizzazione, c'era da mettere in piedi tutto, e la cosa più delicata è stata trovare dove temporaneamente alloggiare gli studenti per un anno. E lì è venuta fuori la comunità. Lì siamo usciti dagli uffici, dalla parte tecnica, e si è messo in moto il paese. Si è andati a rispolverare il castello, che in passato era già stata sede di temporanea di scuole, asilo piuttosto che scuole medie. Tanti vecchi genolesi ricordavano questo passato particolare. Qualche giovane genolese l'ha rivissuto e potrà dire anche lui di essere andato a scuola al castello. Per allestire il castello c'è stato bisogno di una chiamata e di una risposta della popolazione, che ci è venuta incontro, ci hanno dato una mano, ci siamo messi lì nel luglio, nell'agosto dell'anno scorso a rovinarci le ferie, cosa che abbiamo replicato quest'anno per rifare il trasloco e le pulizie, ma è stata un'esperienza alla fine che ha arricchito tutto. Ed ora parliamo di acqua. In alcune zone collinari di Santo Stefano Belbo, località Moncucco e Serole, si registrano interruzioni dell'erogazione dell'acqua potabile. Il servizio idrico gestito dal SISI riferisce che il fornitore dell'acqua, l'acquedotto delle Langhe, l'ALAC, consegna alla rete comunale come da contratto 18 litri al secondo per far fronte all'emergenza, ha incrementato la fornitura al massimo delle proprie disponibilità. Stante la situazione generale, tuttavia, ciò non è sufficiente, il problema di garantire la continuità del servizio permane. Il Comune ha attivato un piano di emergenza con un'erogazione straordinaria di acqua prelevata dal nuovo acquedotto che è in comunione con Rocchetta Belbo. Ed ora ci spostiamo a Dogliani, dove nella serata di sabato 25 agosto è stato assegnato il riconoscimento Schina Cina. Sabato 25 agosto a Dogliani sono stati consegnati i premi Schina Cina, come tradizione in Borgata Casale, dove Walter Costamagna, agricoltore, poeta, ideatore e promotore del premio, vive con la famiglia. Le prime edizioni mi ridevano dietro. Qualcuno ti diceva: ma sto qui un po' matto, insomma. Ma che cosa vuole fare? E specialmente poi ancora per un'altra cosa, che questo nome di questo premio era in dialetto. No, schingasi no, ma cosa vuol dire schingasi no? Addirittura c'era mi facevano le battute: questo qua si mette a premiare i gobbi, no? E allora poi io, quando ho avuto il successo, avevamo avuto un sindaco che era il dottor Gallo, no? Che ci ha aiutato veramente, ci ha creduto in noi, e allora dicevo: ma prima di dare questo premio a Schina, se no il nostro sindaco e dottore li facciamo visitare, no? Il premio più antico è quello destinato ai contadini dell'anno. La 31esima edizione è stata assegnata ai coniugi Giuseppina Sobrero e Piero Caraglio, quale esempio di impegno e dedizione alla terra di Langa dimostrati in tanti anni di lavoro. Da sempre agricoltori? Sì, 40 anni e più. Signora, anche lei da sempre? Sì, primi anni lavoravo in fabbrica, poi sposandomi... È andata a dare una mano al marito? Marito.
La vostra azienda adesso, insomma, cosa si compone, insomma? Sì, noi due e il figlio che tira avanti, l'azienda. La cosa coltivate, l'uva? Idoliani, Barbera, e Nebbiolo, un po' di bianco. Ma quindi avete un po' di tutto. Ma cosa fate, lo trasformate o lo vendete? Sì, trasformiamo. Trasformate e poi vendete il vino che fate nella vostra cantina, diciamo. Con un prezzo di qualità, via. Fate un prodotto di qualità, ecco, sì, proprio, diciamo. Qualità. Il premio Schina Cina di anni ne ha 21. Nacque per ringraziare chi aveva il coraggio di lasciare il lavoro certo per tornare con la schiena piegata sui campi, come ha fatto Andrea Schellino, lo Schina Cina 2017. Io ero nel settore della ristorazione fino all'anno scorso, a gennaio ho smesso e ho continuato il lavoro che hanno portato avanti prima mio nonno, dopo mio papà e adesso mi sono inserito io. Il premio più recente è lo Schina Cina nel mondo, viene assegnato a chi attraverso la comunicazione dà valore al territorio, ai suoi frutti e alle tradizioni. La 18ª edizione è stata assegnata alla redazione e all'editore della rivista Idea. Sì, sono 30 anni che la nostra rivista si occupa di territorio e sicuramente la nostra è una piccola azienda familiare, ovviamente mio padre Carlo Borsalino è l'editore che ha inventato e iniziato un po' questa nostra attività familiare, ci siamo io e mia sorella Simona. Questa sera abbiamo raccolto noi questo premio, siamo onoratissimi e ringraziamo gli organizzatori. Dietro le quinte, con Walter Costamagna e il comune di Dogliani, anche la Coldiretti. Questo premio che viene dato in questo cortile di Borgata di Dogliani è proprio un po' la sintesi di quello che siamo noi, la sintesi di quelle che sono le nostre famiglie di imprenditori, quindi con un premio anche che viene dato al contadino e alla contadina dell'anno, quindi queste famiglie che da anni, da 30, 40 anni sono sulle nostre colline. È un premio che viene dato a un imprenditore, a un giovane che ritorna all'agricoltura. Ecco, questo è veramente quello che noi come Coldiretti vogliamo continuare a rappresentare e vogliamo che il mondo sappia dell'agricoltura, che c'è un passato, che c'è stato un passato duro, di duro lavoro, di schiene veramente piegate sulla terra, che ci hanno però lasciato un bellissimo territorio, dei buonissimi prodotti, anche bellissima tradizione e anche cultura. E Agostino Vaiano, il nuovo primario di oculistica dell'ospedale Santa Croce Carle di Cuneo, prenderà servizio venerdì 1 settembre, laureato in medicina e chirurgia, specializzato in oftalmologia, con il massimo dei voti e la lode presso l'Università Cattolica di Roma. Il dottor Vaiano ha conseguito tra l'altro un dottorato di ricerca in scienza della visione ed ha lavorato presso il Policlinico Gemelli di Roma, acquisendo competenze in cornea e chirurgia refrattiva, ecografia oculare ed orbitaria, glaucoma, strabologia e ortottica. Cambiamo argomento, parliamo di eventi, uno in particolare atteso nel territorio cuneese, si tratta della 3ª edizione del Festival del Sorriso. Sta per arrivare a Cuneo il Festival del Sorriso, un evento che ovviamente è dedicato non solo al sorriso ma a chi è capace di provocarlo e provocare giustamente la risata. Quando nasce l'idea di portare a Cuneo un festival di questo tipo? L'idea nasce 3 anni fa, per noi l'importante era riuscire a far sorridere Cuneo e quindi insieme ad un gruppo di amici l'associazione Argonauta ha pensato di portare a Cuneo tutta una serie di personaggi che fossero assolutamente capaci di far ridere, quindi comici, cabarettisti, attori che a più riprese si sono succeduti sul palco di Piazza Virginio. Ecco, la kermesse, appunto, come anticipava giustamente lei, vanta dei nomi importanti, a parte la madrina che sarà Vladimir Luxuria nella giornata del 16. Quali sono questi comici che arriveranno a Cuneo quest'anno? Quest'anno abbiamo voluto portare tutta una serie di nomi che particolarmente importanti.
In particolare voglio ricordare due spettacoli, uno di Michela Andreozzi, artista romana, intitolato Maledetto Peter Pan, e l'altro di Roberto Ciufoli, intitolato Tipi, Roberto Ciufoli della premiata ditta. Insieme a loro ci saranno comunque Renato Pozzetto, ci sarà Mauro Tarantini accompagnato dal Mago Alberto, e la serata sarà un gran finale con Manuela Aureli, la serata di sabato. Ecco, non poteva non guardare, ovviamente con un po' di malinconia, ad un grande volto che faceva ridere l'Italia, questo Festival del Sorriso, parliamo ovviamente di Paolo Villaggio, quindi ci sarà una piccola anteprima del Festival la prossima settimana, il 15, dedicata proprio alla sua figura. Paolo Villaggio è stato nostro ospite nella prima edizione del Festival del Sorriso, quindi oltre a ricordarlo perché è stato capace di farci emozionare con i suoi film, lo volevamo veramente portare alla ribalta con un omaggio al cinema Monviso. Il 15, come hai detto bene tu, venerdì 15 settembre alle ore 21, presentato da Marco Berri, ci sarà un film di nicchia molto particolare dell'amico Paolo Villaggio. E con questo servizio siamo arrivati in chiusura dell'edizione del telegiornale. Vi ricordo l'appuntamento alle 6 di domani con Grande Mattina, il nostro rotocalco di approfondimento e di informazione. Per il TG è tutto, grazie per averci seguito, vi auguro di trascorrere una buona serata. Arrivederci.